Ritengo che la fan selection si sia evoluta e continuerà a evolversi sulla base dell'evoluzione dei cambiamenti del mercato, ovvero sono le opportunità, le conoscenze, le asset class che cambiano. Ad esempio, recentemente abbiamo avuto i tassi negativi mai sperimentati fino ad ora e questo porta la fan selection ad adattarsi a questi nuovi contesti. Aumenta la conoscenza del selezionatore perché cambiano le opportunità. Siamo partiti ad esempio da analizzare fondi diciamo di pure asset classes tradizionali, poi passando a fondi bilanciati, infine ad analizzare fondi più complessi come liquid alternative funds, gestioni quantitative, alternative risk premia. Tutto ciò è stato inglobato nella fan selection che si è evoluta ed in tal senso si evolverà da pura e astratta fan selection a una fan selection più legata al contesto e alle condizioni di mercato. Negli ultimi anni abbiamo avuto una crescita molto alta delle gestioni multi-asset e multi-manager. Basti pensare che negli ultimi 5 anni ci sono stati flussi positivi per quasi 600 miliardi di euro, che di fatto rappresenta un elemento di grande importanza e quindi di grande interesse da parte degli investitori. Le ragioni del successo sono molteplici. Da un lato rispondono alle esigenze del contesto di mercato, come quello dei tassi bassi, dall'altro forniscono una gestione del rischio mediante tecniche di contenimento della volatilità e infine, mediante un approccio più flessibile, sono in grado di adattarsi, diciamo, a più contesti. La grande opportunità è proprio quella dei multi-asset di adattarsi a più contesti di mercato e navigare in più contesti di mercato, cercando valore in tutte le asset class, anche in quelle decorrelate, per quanto appunto riguarda i multi-asset, mentre nel multi-manager utilizzando più stili e più dimensioni. Il rischio maggiore è la costruzione di un portafoglio di rischi non ortogonali, che quindi, se correlati tra loro, implicherebbero un'assunzione di un unico grande rischio, che è chiaramente contro l'assunto stesso della decorrelazione e della diversificazione. Di attenersi con disciplina al proprio processo di fund selection investimento e di processo di investimento e di avere poi un atteggiamento alla gestione più attiva e più flessibile che si adatti ai contesti di mercato. La priorità rimarrà sempre quella della massima diversificazione e della protezione dei portafogli lungo un orizzonte di medio-lungo termine.